la mia famiglia era molto vicina a Enzo Ferrari, cioè si conoscevano. Mio padre, tra le altre cose, quando era giovane, assieme a Enzo Ferrari, Giberti e anche altri uomini di Ferrari, hanno fatto il primo motore dell'Alfetta. È nato a Modena. Mio padre era molto bravo nel campo delle macchine utensili ed è stato un uomo per Ferrari abbastanza importante in quegli anni, gli ultimi anni prima della guerra, perché mio padre poi politicamente era troppo, molto esposto, non la pensava come Mussolini, così il nonno che era un amico di Mussolini ma non pensava come Mussolini. E quindi passò la guerra, quando mio padre ritornò a Modena per dei motivi di attaccamento a Modena, perché siamo modenesi, Ferrari lo volle con sé. Quando poi io andai spesso alla Ferrari con mio padre, feci anche delle specie di, come si può dire, gli stage con l'ingegner Fraschetti, tra le altre cose, che poi si uccise guidando una macchina. E quando mi laureai, lui lo seppe e dopo un anno mi disse: ma cosa sta facendo tuo figlio? Perché perde il tempo? Perché non viene qui? Tanto viene qui a imparare qualcosa. E allora io andai là e poi sono rimasto là. Ecco, questo più o meno. Poi io sono nato in mezzo, ho avuto la fortuna di trovarmi in mezzo a una fascia media di tecnici eccezionale, gente anche molto esperta. Io ho avuto la fortuna, per esempio, di avere, dire amico è troppo, comunque era amico, l'ingegner Iano. Iano è quello della Lancia, quello dell'Alfa Romeo, quello di tante cose. Iano mi ha seguito ed è stato un mio mentore. Poi avevo dei disegnatori che venivano dalle Reggiane, dove avevano disegnato il Re 2000. Io ho avuto dei disegnatori, dei progettisti che erano eccezionali, tutti con la matita, perché allora non c'erano i calcolatori. Però molti di loro, i più giovani, hanno attraversato il periodo di transizione, però hanno continuato a lavorare col tecnigrafo, la matita e il calcolatore. I primi calcolatori sono stati a schede, non si mette a ridere per piacere, no. Perché le prime volte noi eravamo talmente orgogliosi che lei neanche immagina, perché riuscire a fare i calcoli in un quinto del tempo, certo. Noi avevamo allora i regoli lunghi, io credo di averne uno qua, fa vedere, non mi ricordo più, no, non l'ho qua, che peccato, chissà dove l'ho messo, c'ho un regolo lungo così, guardi che i primi tempi, alcuni di noi, soprattutto, erano più veloci con regola a fare una serie di calcoli che i calcolatori a schede. E allora loro si facevano... Quindi era la guerra tra calcolo analogico e calcolo digitale. Sì, esatto. Si sapeva che avrebbero perso, infatti dopo poco abbiamo avuto dei calcolatori di ultima rigenerazione che erano eccezionali. Senta, quindi la sua diciamo vita Ferrari, all'interno della Ferrari, è durata circa 30 anni, mi pare. Dal 60 all'86, 87. 37 anni. 86, alla fine dell'86, dunque 85, 86, io avevo promesso che non mi muovevo fino alla fine dell'86, poi andai via, andai alla Chrysler, che mi mise in Lamborghini, firmai il contratto con la Chrysler sopra un Gulfstream, che non sapevo che era di lì a Cocca, però mi piaceva stare in tre sopra un aeroplano, normalmente io viaggiavo in economica.